суммы. Это сейчас так есть или это вообще все неправда? Так, va bene. Можно перейти на грязь? Так, Анастасия, in italiano, давайте попробуем сами. Штраф, la, un attimo, la tasse, se ricordo bene, la tasse. Так, Анастасия, давайте сделаем вместе вопросик. Давай. Может, in italiano, in Italia, не знаю, что дальше говорить. Adesso, Анастасия, vuole fare la domanda. Sì. Lei ha sentito che in Italia durante la quarantena le persone potevano uscire solo con devono avere il documento, sì, per uscire. Sì. Ma per Anastasia è interessante lei ha sentito che se la persona non ha questo documento, sì, la persona deve pagare la tasse, sì? La multa, sì. La multa, sì, sì, è così. E adesso la situazione è così? Allora, questo tu potevi uscire, puoi uscire, solo per gravi motivi. Cioè, tu potevi uscire solo per andare al supermercato, andare al lavoro se chi poteva lavorare, no? Perché c'erano alcune aziende che potevano lavorare, no? O per andare in farmacia o dal dottore. E praticamente dovevi fare un'autocertificazione che io vorrei farvi vedere se la trovavo, non ricordo dove. Aspettate un attimo che vedo se la trovo, Daniela, la faccio vedere, ok? Va bene. Итак, хорошо, Анастасия, было что-то понятно? Концовка вообще не особо. Итак, смотрите, могут выходить только должны, сертификат быть, вот этот, да, который вот сейчас Гульельмо пошел, он сейчас найдет, принесет, покажет, по которому не могут выходить, только по причинам серьезным, в аптеку, те, кто работает, у них сертификат от работы, либо в супермерк, ну, в магазин. Покажет вот какое разрешение вот это вот для выхода, да, перушире. Ну, следовательно, у них не все на карантине. Окей, ho trovato. Questa era l'autocertificazione che noi dobbiamo compilare, il nome, il cognome, e scrivere dove noi andiamo, dove noi abitiamo, per che cosa stiamo uscendo, e firmare. E la polizia poteva chiederti questo documento. Se la polizia pensava che questa è la verità, allora va bene. Altrimenti, se tu non avevi questo documento o scrivevi in questo documento un motivo non valido, puoi prendere una multa che può essere da 400 euro anche a 2000-2500 euro. Su questa autocertificazione ci sono stati molti molti scherzi, perché praticamente i primi giorni che il governo dava questa autocertificazione, dopo un giorno c'era una nuova. Quindi gli italiani scherzavano sempre sui social e dicevano: aspettiamo la nuova, no? Perché ogni giorno c'era una nuova con le nuove regole. E poi, diciamo, ci sono state le persone che veramente volevano uscire senza il motivo. E per questo, sì, ci sono state molte multe.
Poi Anastasia ci dicevano che potevamo uscire solo con il cane, per passeggiare il cane, e praticamente in Italia è nato uno scherzo, no? Gli scherzi, che praticamente c'erano, Iana, queste foto. Qualcuno di voi ha un cane? Come dicesse poco? Yes. 10. Sì. Sì. Allora, tutti Iana cercavano dei cani per affittare, Tania, diciamo, no? Tutti cercavano i cani dagli altri, dagli amici, dai parenti, per, diciamo, affittare questi cani. Per poter uscire. Брали в аренду собаку, родственников искали у знакомых, чтобы была возможность выйти, предлог. Perché sai, gli italiani sono sempre furbi, no? Furbi, хитрые. Allora, una volta c'era una foto sul social che c'era un uomo con il guinzaglio. Sai che guinzaglio, Tania, sì? Oh, forse sì. Iana, la corda che porti il cane, che Ah, si sì, chiama? поводок. Sì, поводок. Была, значит, фотография, да, в социальных сетях. Человек, значит, поводок. Держит. E questo, la polizia ha fermato questo uomo e ha detto: scusa, che cosa fai? Non puoi uscire. Non c'è il motivo. Dice: cosa fai col guinzaglio? No, dice: io sono uscito con il cane, però il cane è scappato Я вышел с собакой, но собака убежала. sono rimasto solo col guinzaglio. E questi, insomma, sono un po' gli scherzi della fantasia degli italiani. Poi, i primi giorni, ci dicevano che potevamo uscire per fare lo sport, no? Per esempio correre. Praticamente dopo qualche giorno tutti gli italiani erano sportivi. Tutti Все стали спортивными, все начали заниматься спортом. uscivano, le persone di 80 anni, tutti sportivi. Molti sindaci, il sindaco, com'è? Sindaco, Местные власти, да, местные. Sì, così. facevano i video su Facebook e dicevano: dove vai? Dove vai tutti i giorni a correre, che no, non hai mai corso nella tua vita? Adesso tutti vogliono correre. Сейчас хотят бегать, да, вот прям разрешили, да, заниматься спортом, выходить. И сейчас все решили стать спортивными и начинать бегать. E quindi il governo, dopo qualche giorno che tutti correvano, ha deciso: stop, chiudiamo parchi, è vietato correre, vietato fare sport. Запрещено, vietato. E quindi tutti hanno iniziato, poi anche le persone famose, gli attori, gli sportivi, anche a fare tutti questi video, sport a casa, cucinare a casa. Poi c'erano le feste, dovevamo festeggiare, no? La Pasqua. Allora le persone nei balconi con questi bicchieri, tutti nei balconi a fare i brindisi. Cosa è successo? Noi abbiamo, Tania, la Pasqua, sì? La Pasqua è la domenica, il giorno dopo della Pasqua, da noi si chiama Pasquetta. Praticamente in questo giorno è una cosa tipica, il giorno di Pasquetta, come il giorno di 1 maggio, solitamente gli italiani si riuniscono in gruppo. O si va al mare, o si va in campagna, o si fanno i picnic, o
ovviamente, e si fa molto, è molto tipico, è fare grill, la carne, no? Però ovviamente in quarantena nessuno poteva uscire. Gli italiani hanno fatto sui balconi, hanno fatto questo grill. На балконах жарили. In Sicilia c'è un video, potete anche cercarlo poi su YouTube. Alcuni palermitani hanno fatto un meeting sulla terrazza, ok? Tipo 20 persone con grill, con musica, e praticamente dopo un po' è arrivato l'elicottero della Vertolet. polizia. С полицией прилетел. Perché ovviamente non potevano fare questa cosa. E qui vedi com'è strana l'Italia, no? Perché improvvisamente arriva un elicottero sulle terrazze delle persone. Poi magari nei periodi normali, tante persone non rispettano le regole, fanno quello che vogliono, no? E non c'è nessuno, non c'è polizia, non c'è controllo. E si utilizzano molto, hanno iniziato a utilizzare anche questi. Aspettate. Come questo. Questo è piccolo, vabbè, ma voi conoscete che cos'è, sì? Un drone. Praticamente la polizia utilizza anche questi droni per controllare tutta la città. E con questo drone, guarda veramente quanto sono pazze le persone. Hanno visto un uomo che correva, faceva sport sulla spiaggia, no? E allora la polizia andava nella spiaggia per fermarlo, per chiamarlo, dice: "Vieni qua, non puoi correre, dobbiamo farti la multa". Questa persona si è buttata nel mare per scappare, nuotava per scappare dalla polizia, insomma, tante cose strane, perché comunque per gli italiani, per tutti, non è facile stare a casa, ma soprattutto per gli italiani che sono sempre abituati a passeggiare, a fare gli aperitivi tutti i giorni, andare alle feste. Chiudere, stare dentro casa per mesi, un mese e mezzo è difficile. Magari se hai una famiglia grande, hai una casa piccola, non è comodo. I bambini che non possono studiare, non possono andare a scuola. Anche per i bambini è molto difficile stare a casa. Tu pensa che io ho sentito molti ragazzi come voi, ragazze, studenti, che mi dice che sono in quarantena, per esempio in Russia o in altri paesi. E loro mi hanno detto: "Non potevo mai immaginare che mi mancava tanto l'università". И студенты, которые сейчас находятся в карантине, да, в других странах, в России, они говорили, что мы никогда бы не могли подумать, что нам будет не хватать университета. Ну, потому что, да, нет возможности. Perché normalmente ci sono delle cose che tu non pensi, no? Nella vita normale. E questi ragazzi mi dicevano, per esempio, adesso capisco che quando uscivo di casa non guardavo le persone, adesso mi manca, non so, la metropolitana, la mia professoressa, no? Che normalmente uno dice: "Mamma mia, la mia professoressa non voglio vedere, non voglio andare all'università", no? Invece adesso tutti che sentono questa voglia, e noi abbiamo, Iana, dei ragazzi, ragazzi e ragazze russi, bielorussi, che sono qui in Italia a Reggio,
sono rimasti perché dovevano studiare l'italiano 2 o 3 mesi e non sono ritornati a casa. E sono rimasti qui a fare la quarantena. E io dico, ragazzi, come state? Che cosa fate? Ma è un po' noioso, però per fortuna che abbiamo il vino buono in Italia. C'è il vino e possiamo passare le nostre giornate in casa a bere il vino italiano, a mangiare italiano. Anche loro sentono la mancanza dell'università, prima non gli mancava, adesso sì. È un po' difficile, ma riusciremo a risolvere anche questo problema. Sì, certo. Sì, так, adesso controllo un attimo. Так, Sì. было понятно? Виктория, Виктория, Анастасия, Яна. Немножечко Да, нет. в основном так частично понятно. Ну, мысль Так. поясна точно. Так, Виктория. Ну, мысли, главное, понятные. Так, вторая Виктория. А, на микрофон включила, вы не услышите пока. Qualche domanda, dai. Так, le altre domande? Девчонки, вопросы еще? Еще. Так. Анастасия, знаю, вы там писали, Виктория писала вопрос. А, мы уже задавали, наверное, насчет коронавируса, поэтому... А мне писали вы в группу Вайбере. Про русских. А, Анастасия. про русских? Сейчас. А тут правильно, если употребить ти? Да, все хорошо. Allora, Анастасия, а у нас domanda. Sì. Ti piacerebbe imparare il russo? Allora, sì, diciamo che mi piacerebbe, e molti, molti mi fanno questa domanda, molti studenti russi, bielorussi. Io dico sempre che è meglio se io non parlo russo, perché se io parlo russo dico, ragazzi, poi posso ascoltare tutto quello che voi dite male di me, posso ascoltare i segreti, no, ma in realtà, dico la verità, sono molto pigro per studiare. Анастасия, вы поняли? Ну, немножко, да. Конец тоже не особо. Да, потому что лучше, время говорит, что лучше бы мне не учить русский. В таком случае я буду знать все секреты и все, что вы говорят студенты, хорошего или плохого обо мне. No, io posso parlare l'inglese perché l'ho studiato a scuola e diciamo che l'inglese un po' lo parlo. Sicuramente no, devo dire la verità, Anastasia, il russo sarebbe molto importante, soprattutto per il mio lavoro, ma sono troppo pigro, sono proprio tipico italiano. Pigro e lenivo, da? Per studiare sì. Victoria, lo so che hai le domande. Da. Victoria, voi mi pisali già in gruppo, вопросик был. Vittoria uguale. Quale film mi consigliate di guardare per sentire l'atmosfera dell'italiana? Italia, dell'Italia. Io ti consiglio di guardare Benvenuti al Sud. Conosci? Добро пожаловать на юг. Кто-нибудь смотрел? Нет. No. Allora, guardatelo, e quello è realmente la
l'atmosfera dell'Italia, dell'Italia del Sud, e inizialmente si possono vedere degli stereotipi che gli italiani del Nord, come Iana, quindi gli italiani di Bergamo, hanno, diciamo, gli stereotipi sugli italiani del Sud. E in questo film è davvero bello, è un film anche comico, però è realmente, puoi capire veramente l'atmosfera dell'Italia, il sentimento dell'Italia e dell'Italia del Sud. C'è una frase molto importante in questo film che l'attore dice. L'attore del Sud dice all'uomo del Nord: quando vieni al Sud piangi due volte. Una volta quando arrivi piangi, e piangi la seconda volta quando vai via. Будешь плакать два раза, когда приедешь и когда будешь уезжать. Perché quando arrivi piangi e dici: oh mamma mia, al Sud, oh, terribile, mamma mia, non voglio stare, voglio tornare al Nord. Quando poi devi ritornare piangi perché no, non voglio andare, voglio restare. E questo è realmente così, e io lo vedo anche da molti studenti che arrivano e poi quando devono partire dopo un mese non vogliono partire e vogliono, e comunque noi abbiamo molte persone che ritornano due volte, tre volte, ogni anno loro ritornano qui per studiare perché comunque stanno bene. Quindi ti consiglio questo film, Benvenuti al Sud. E poi hanno fatto un altro, dopo Benvenuti al Sud, hanno fatto un altro Benvenuti al Nord, sempre con gli stessi attori. Però Benvenuti al Sud è molto bello, te lo consiglio. Grazie, grazie mille. Grazie. Ecco. Dobbiamo guardare, forse, sì, come il compito da casa, guardare e poi discutiamo. Sì, sì, no, è molto bello, davvero. Altre domande? Яна? Что? Вопросы? Есть вопросы. Так. Про традиции хочу спросить. Хорошо, in italiano. Quali sono le tradizioni più interessanti nella sua città? Allora, noi abbiamo, nella mia città, abbiamo una festa molto importante che si svolge a settembre, ed è la festa della Madonna, che si vedeva anche nel video. No. E questa è una delle tradizioni più importanti che abbiamo, è una tradizione principalmente religiosa. Poi, come tutte le cose, tutte le tradizioni, si finisce sempre nel mangiare, Iana. Perché noi in tutte le feste abbiamo la tradizione di mangiare la salsiccia, e anche ovviamente il pesce, perché siamo un paese di mare, e una città di mare. E abbiamo molte tradizioni religiose, soprattutto al Sud siamo molto religiosi, molto credenti, quindi abbiamo queste tradizioni religiose. Poi abbiamo, durante tutte le feste, abbiamo proprio delle tradizioni particolari nel cibo. Abbiamo
i cibi, diciamo il cibo tipico per il Natale, i prodotti tipici per la Pasqua, per tutte le feste, per il carnevale abbiamo i dolci per il carnevale. E poi le tradizioni normali della vita normale del weekend, uscire il sabato sera, andare in pizzeria, fare gli aperitivi, queste sono abitudini, tradizioni, diciamo, normali, tipiche italiane. Ma qui al sud abbiamo molto le tradizioni religiose che si accompagnano sempre ogni festa con il cibo tipico, della festa. Bene? Grazie. Bene. Grazie. Prego. Анастасия, Виктория, девчонки, еще вопросики? Так, Анастасия. Не знаю. Виктория, которая вторая Виктория. Va bene, faccio io le domande, dai. Va bene. Allora, iniziamo da Vittor dalle due Vittoria. Quale è la vostra prospettiva, di futuro, di lavoro, no? Che cosa vorreste fare di lavoro? Виктория, какие перспективы, да, в сфере, ну, дальше, в дальнейшем, в будущем, связаны с работой? Какую работу бы хотела бы связать в будущее? Любая, Виктория. Так, Виктория. Так, а хорошо, а как будет связать, то есть я не уловила? Ну, вы просто говорите «нель футуро» и потом «стоп». Io Вельта. Io volto lavorare in futuro. Vorrei lavorare. Vorrei lavorare. Как-то связано с чем-то, то есть не знаю, как это сказать. Con collegata con Как? связаны collegare Коллегаре con lingue, lingue straniere, l'inglese o tedesco o l'italiano, как-то, ну, что-нибудь с преподаванием, либо просто с переводом, не знаю, как это сказать, честно говоря. con le lingue straniere per insegnare. Insegnare, Insegnare? certo. Ma sai che è molto importante per imparare la lingua e per insegnarla, visitare realmente il posto, cioè se tu vuoi insegnare l'italiano o imparare l'italiano o il tedesco, dovresti visitare l'Italia, per esempio, è molto importante. Очень важно, да, посетить, да, место, с языком ты хочешь связать, если итальянский. Quindi ti aspettiamo in Italia. Тебя ждем в Италии. Grazie. Altra Vica. Виктория, вторая. Можно, пожалуйста, еще раз вопрос повторить? Я уже забыла. Lei chiede, può ripetere per favore la domanda una volta? Sì, che cosa vorresti fare nel tuo futuro lavorativamente, no? В будущем, да? Что хочешь делать? Работать с кем?
Voglio parlare как можно больше, как это правильно сказать? А что, смотря? Языков. Vuole parlare tante lingue okay. che lei può studiare, imparare. Mm-hmm. Ma anche vorrebbe fare vorresti fare l'insegnante? Хочешь быть преподавателем? Io non capisco. Vorresti? Ну, в смысле, я еще не определилась. Vorresti essere una professoressa? Нет, не в том смысле, я в смысле, что не определилась, хотела сказать. Не знаю, через сапере глагольчик. Non so. Сапере? Да, сапере. На io so. Io so. Я не знаю. Io non so. Non so. Io non so. Io non so. Va bene. Però, insomma, tutto collegato con le lingue. Bene. Anastasia, ci sei? Anastasia. Я тут. Ok. Я отключила микрофон. Che cosa vorresti fare tu, Anastasia? Da grande. Еще раз не услышала вопрос. Puoi ripetere, per favore, Guglielmo, la domanda? Del lavoro, sì? Sì, sì. Che cosa vorresti fare da grande, diciamo, dopo l'università? Quale lavoro vorresti fare? Это имеется в виду после университета? Да, да. Io voglio imparare lingua. Come dire? Diverse per ampliare. Ampliare i miei orizzonti e viaggiare. Brava, brava. Complimenti. Grazie. Ok. Iana, tu? Oh. Che cosa vorresti fare da grande? Adesso studio all'università. Facoltà. Как-то delle lingue straniere, da straniere, un dopo voglio andare in Italia, e там найти работу какую-нибудь. Хочу там найти e vorrei trovare работа и lavoro lì. In Italia. Sì. Buona fortuna. sì, non è facile trovare il lavoro in Italia, ma con la conoscenza delle lingue è più facile. Se conosci le lingue, sicuramente hai molte opportunità di trovare un lavoro, quindi sì, sicuramente per te è molto importante studiare le lingue. Infatti poi magari nel futuro, Tatiana, ne potremmo fare, per esempio, Giulia potrebbe raccontare la sua esperienza come ragazza, studentessa straniera,
che è andata in Italia, si è trasferita in Italia per lavorare e per vivere. Quindi anche potrebbe dare dei consigli a Iana per il suo futuro. Bene? Яна, понятно было? Да. Allora, Iana, ti aspettiamo anche a te a Reggio Calabria per studiare l'italiano, sì? Тебя также ждем в Реджио, да? До Калабрии. И учиться итальянский. Ну, не знаю. Хотелось бы, конечно. Lei vorrebbe, sì, Sì. lei vorrebbe, ma non sa. Non sa, ma vorrebbe tanto. Eh sì, adesso, insomma, quest'anno è un po' difficile programmare una vacanza in Italia, in generale in Europa, una vacanza studio, perché questa situazione col virus è molto difficile, ma io spero che tutti voi potete venire a trovarci a Reggio. Vittoria, Iana, Anastasia, Tania, tutti. Certo. Sì, sarebbe bello. Io vorrei andare subito. Purtroppo io non ho capito bene perché voi, come Bielorussia, non siete, diciamo, chiusi, no? Non siete in quarantena. Siamo. Tutto è aperto. Sì, Funziona. quindi in teoria voi forse potete viaggiare se ci sono gli aerei per l'Italia. Il problema è che noi ancora non abbiamo un'informazione ufficiale se possiamo lavorare luglio e agosto, se possiamo avere gli studenti. Sicuramente maggio e giugno facciamo i corsi online. Lo spero luglio-agosto che possiamo ricevere gli studenti. Abbiamo molti, anche un gruppo di studenti dovrebbero arrivare da Minsk, però tutto è bloccato ancora, non sappiamo che cosa succederà. Sì, tutto andrà bene. Lo speriamo, ce lo dicono da 2 mesi che Ah. tutto andrà bene. Ma Quindi dobbiamo essere speriamo. positivi. Sì, sicuramente sì, ma gli italiani, ti dicevo, siamo positivi, siamo stati positivi, però adesso abbiamo bisogno di ritornare a lavorare, a vivere non come prima, perché tutto cambierà per tutti. Già noi sappiamo che dobbiamo uscire con le mascherine, però penso che siamo pronti perché abbiamo bisogno di lavorare, di uscire. Credo che l'Italia sia pronta per andare avanti. Bene. Ok. E qualcuno ha qualche domanda ancora? Okay. Penso che no. Tania, tu hai qualche domanda? No. Va bene. Ok. E va bene. Penso che per me, parlo anche per Giulia, è stato un grande piacere. Anche per noi. E con Tania ormai ci siamo già visti l'altro giorno. È stato un piacere conoscere voi ragazze, le due Vittoria, Iana, Nastia. Dispiace per Daria che, ma lei è più fortunata forse di noi perché adesso è in campagna, sì. Col relax, tranquillità, senza il caos della città. E
Però è stato un piacere, spero che anche voi avete passato un'oretta, più di un'oretta insieme Sì. e che siete state bene. Ci vedremo sicuramente nel futuro. Io dico a Tania, proviamo se volete nei prossimi giorni, settimane. Facciamo ancora qualcosa insieme, se vi va. E niente, vi aspettiamo. Grazie, grazie mille. Anche per noi è stato un gran piacere. Bene. Da ragazzi, Ok. девчонки, реагируем. Шок, ну капец. È veramente un gran piacere, davvero. Grazie, grazie per questa opportunità. Ah, grazie a voi, per noi, ti ripeto, per me è un piacere, per me anche queste conversazioni mi riavvicinano, diciamo, al mio lavoro perché mi mancano tanto gli studenti, non incontrarli, il fatto che non arrivano. E mi manca questo dialogare con gli studenti stranieri perché io penso che l'avete notato, no? Normalmente con gli italiani parlo diversamente, no? Parlo velocemente, ma mi sono abituato a parlare così lentamente con gli studenti, con gli stranieri. E quindi questo mi mancava e così parlando con voi sono più felice. Очень был счастлив поговорить с нами. Grazie. Grazie a voi. Ok, ragazzi, allora niente, ci vediamo presto e poi manderemo questi video a Tania, tutte queste belle foto che abbiamo fatto. Ci incontriamo, ci tagghiamo, Tania, io farò, poi tu mandi il video alle ragazze, le foto se vogliono. Certo. Ci incontriamo nei social e Sì. ci vediamo ancora qui. Stiamo in contatto. Sì. Sì, organizzeremo qualche altra video chat. Va Sì. bene? Va bene, Va certo. bene. Ok, ragazzi, vi mando un bacio dall'Italia. A presto e buona serata. Anche a te buona serata, grazie mille. Grazie. Grazie. Ciao, ciao. 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 Ciao.